Il nostro pensiero è che ogni bella storia inizia con una birra, nel senso che praticamente questo detto tedesco racchiude in un certo senso quello che noi pensiamo. Abbiamo scelto come format, questo format per pubblicare questo format, abbiamo scelto una piattaforma come YouTube, perché comunque ci dà la possibilità di avere più pubblico, non solo fra chi si occupa di storia realmente, ma anche fra i ragazzini di comunque giovane età che magari sono il nostro target, cioè sì, quelli che conoscono già la storia, ci dicono le cose, sì, lo sappiamo e andiamo avanti. In realtà noi vogliamo cercare di, appunto, rendere il target un po' più, come dire, inusuale, ecco, cerchiamo di avvicinarci a quel pubblico che poi è il target medio di YouTube, che è per lo più gente che con la storia non ci vuole avere neanche un rapporto alla lontana e che di solito a scuola pensa che noia, perché sono finito qui. Ecco, noi vorremmo dimostrare che questa cosa non è necessariamente così. Prego. No, infatti, perché alla fine, cioè, per come la vediamo noi, ogni cosa ha una sua storia. Io mi viene sempre in mente l'esempio dello scontrino. Quando noi andiamo al bar, che è una cosa inedita anche per noi, quindi questo è un pensiero. Quando noi andiamo al bar e ordiniamo un caffè, prendiamo lo scontrino, che praticamente possiamo fare anche più cose con quello scontrino. Possiamo praticamente ricostruire la nostra storia. Magari vi state zitti, però. Scusa. Ricostruire la nostra storia, ma anche la storia dell'economia in quel momento. La storia economica di quel dato momento storico si può ricostruire tramite quello scontrino. Noi va bene, sì. Comunque sulle fonti adesso non è il caso. In realtà vorremmo anche ringraziare chi ci ha potuto aiutare a fare questa cosa, e cioè Edoardo Nicoletti, che è il nostro senior media manager. Che è una cosa complicata per dire che ci aiuta a fare i video, perché sì, noi siamo completamente inabili. Senza di lui non potreste vedere i video che noi vediamo. Con quel tipo di tecnologia, perché poi oggi parliamo sempre di tecnologia. Oggi in realtà presentiamo un progetto che si chiama De Bello Ludico. Abbiamo preso l'idea dal De Bello Gallico di Cesare, che tutti conosciamo. Abbiamo preso l'idea sempre che vogliamo andare a conquistare la Francia. No, non è quello che vogliamo fare. In realtà è storia videogame. Sì. Perché ci siamo resi conto, perché anche noi siamo stati a Ravenna, abbiamo presentato un poster, ci siamo resi conto durante un panel che, se non ricordo male, è stato condotto proprio da Piero, ti prego, non raccontare tutto quanto. C'erano anche loro, lo sanno. Facciamo così, andiamo avanti. Allora, abbiamo Matteo Frisone, che è il nostro primo relatore, che ci parlerà. Non sono relatore. Va bene così. Grazie mille. No, allora, che cosa vogliamo fare? In realtà ci siamo resi conto che l'interesse per la storia, che tutti ritengono una cosa sopita, di nicchia, che nessuno, a cui nessun interesse, in realtà ha un sacco di gente che è d'accordo con quello che va bene. In realtà ha una richiesta molto 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 ampia, che si manifesta nelle maniere più strane e non necessariamente da addetti ai lavori. Per esempio, nei videogiochi c'è necessariamente, nei videogiochi a fondo storico ce ne sono una quantità incredibile, più o meno credibile. Scusate il gioco di parole. Però, che cosa... Abbiamo portato degli esempi che, oltre a far scendere la lacrimuccia più o meno chiunque abbia avuto a che fare con questi... Per curiosità, quanti di voi conoscono il titolo in questione? Beh, dai, quasi... Non avevo dubbi sulla questione. Però non mi laureavo. Ci siamo passati tutti, qualcuno ha deciso di non disinstallarlo e non si sa ancora come la cosa per la laurea. No, in realtà ci siamo resi conto che tutta la community che sta
sotto questo tipo di videogiochi ha una sua personale idea della storia, ma soprattutto voglia di far conoscere questa idea, che non sempre è accurata storicamente, ma a volte sì. Un'idea dal basso verso l'alto. Sì. Sì, è una community. Che funziona così e che necessariamente ha dato vita a tutta una serie di sviluppi più o meno ufficiali. Per esempio, nel caso di Age of Empire, è nata un'intera espansione del gioco da delle idee della community. La seconda espansione del gioco, che poi è stata presentata quando Microsoft ha deciso di renderci tutti più poveri facendo una riedizione del gioco. È del 99 come Age of Empire X2, no? Sì, ormai dopo a 10 anni dalla prima edizione. Nel decennio delle edizioni hanno fatto questa nuova edizione per permettere al gioco di continuare a girare sulle macchine più moderne e quindi distruggere definitivamente la nostra vita sociale, e hanno deciso di sfruttare le idee più brillanti messe in piedi dalla community dei giocatori per creare questa espansione praticamente da zero e quasi a costo zero. In realtà questa espansione ha dato vita a un vero e proprio studio di produzione, poi dopo, che è partito appunto dalla community e che tuttora si occupa di collaborare con la Microsoft ma anche con altri studi di creazione di videogiochi in progetti più o meno a sfondo storico. Poi anche loro hanno avuto a volte delle derive un po' fantasy, ma insomma sappiamo tutti che nel campo videoludico non si sa capisce perché, ma storia medievale e fantasy si riescono sempre a coesistere. Devo dire, non solo nel campo videoludico, ultimamente se qualcuno di voi ogni tanto capita in quelle famose sagre di paese in cui c'è anche il corteo storico, insomma ci si vede benissimo della roba che finisce spesso bene anche nel Signore degli Anelli. Comunque, perché vi volevo portare questo esempio? Perché mentre il gioco soffriva nella sua versione base di un po' di eurocentrismo, tutte le campagne erano grandi campagne militari, grandi campagne militari europee, c'era, cioè, Giovanna d'Arco, insomma, sì. William Wallace e così via. C'era Genghis Khan. C'era Genghis Khan. Eh sì, ma c'era Genghis Khan che arriva alla conquista dell'Europa. Poi invece con la prima espansione si rimane sui grandi eventi, sì. Ma ci si sposta, si arriva in Giappone, insomma, si arriva. C'è la campagna di Montezuma, se non ricordo. E si gioca come Montezuma, tra l'altro. Quindi si deve difendere dall'invasione spagnola. La particolarità di questa seconda espansione, che si chiama The Forgotten, appunto i dimenticati, è che sono per lo più campagne minori, cioè c'è la conquista normanda di Bari, per esempio. Non perché noi siamo diversi, assolutamente no, non c'entra nulla. Però insomma si occupa di questioni tutto sommato, si potrebbe dire, a seconda del punto di vista, periferiche. C'è la campagna di Lilloy del Vietnam. Quella che ha detto lui. sono tutte queste piccole storie dimenticate che però evidentemente qualcuno nella community ha reputato abbastanza interessanti, abbastanza importanti da dover essere sviluppate tanto da arrivare all'attenzione del grande pubblico, riuscendoci tra l'altro. Da lì il gioco ha continuato a sfornare espansioni, mangia soldi, che pian piano si sono spostate dove si spostava il mercato, e quindi c'è stata una espansione dedicata all'Asia, prima all'Africa. Sì, all'Africa, quindi con tutta la zona del Nord Africa, poi si è spostata in Asia, insomma c'è stato uno sviluppo che tende ad allontanare sempre più il Medioevo semplicemente dall'Europa, ma ha una prospettiva un po' più globale, anche perché, parliamoci chiaro, a un certo punto avevano finito le idee sull'Europa, cioè non è solo una questione di seguire la community, è anche che a un certo punto in qualche modo bisogna fare. Però quello che ci piaceva far notare è che appunto una cosa come un videogioco che era nata appunto solo con un aspetto, come dire, appunto ludico, cioè non aveva un'idea. Ci sono dei giochi che sono stati creati apposta per insegnare qualcosa, no? Ci sono molti esperimenti didattici tramite mezzo videoludico.
Il problema è che sono le università dell'altro. Con alterne vicende, sì, sono finiti male. Perché non hanno il budget, chiaramente. Non si possono permettere di avere un budget che invece una compagnia come Microsoft può chiaramente investire. Cioè, loro hanno detto, ah, facciamo un rifacimento del gioco. E quanto ha costato? 14 milioni di euro. Per rifare una cosa che avevano già. Chiaramente il progetto più finanziato di cui io ho notizia dal punto di vista didattico è costato 1,5 milioni. Insomma, c'è una certa disparità di fondi. Però, nonostante questo, dal basso è emerso un movimento spontaneo, perché nessuno costringe un giocatore a perdere il suo tempo per creare una campagna personalizzata in cui, e vi assicuro, io ci ho provato, c'è una cosa di una noia incredibile, cioè ci vuole un'attenzione ai dettagli rara, ore e ore di lavorazione, e il risultato è molto spesso decisamente mediocre, almeno nel mio caso. Però questo ne denota proprio una voglia di far conoscere anche agli altri, perché poi queste campagne sono state messe prima online gratuitamente, per essere testate, e hanno avuto un riscontro clamoroso, anche perché appunto il gioco, come ha potuto dimostrare il breve sondaggio statistico, è abbastanza conosciuto e tuttora abbastanza giocato. Si parla di una base di circa 15 milioni di giocatori in tutto il mondo, il che tuttora, quindi vuol dire che nei tempi d'oro probabilmente ne avrà avuti anche il doppio. E nonostante questo, questa è solo una piccola parte, la parte che ce l'ha fatta, no? È quella che è diventata ufficiale, ma le mod di Age of Empires sono all'incirca 3.000, cioè le varie campagne. Di cui 300 solo di campagne complete. Di cui 300 solo campagne complete, poi ci sono le cose che mettono sul fantasy, trasformazioni del gioco. Mappe storiche. Ci sono delle mappe singole, quindi non delle campagne, ma dei momenti singoli per replicare battaglie più o meno famose della storia in singoli pezzi. Quindi questo è un esempio classico del fatto che una community può improvvisamente decidere di trasformare un mezzo che era nato per altri fini in un qualcosa che può portare della conoscenza storica. Ovviamente chi ha fatto quelle cose lì probabilmente non è uno storico di professione, e quindi qualche cosa necessariamente non è finita molto bene. Però una cosa che questo gioco ha è che ha un tracciato ben definito, quindi la storia deve comunque andare come è andata davvero, non c'è la possibilità di sovvertire, per esempio non c'è la possibilità, interpretando i bizantini che difendono Bari, di impedire la conquista normanna. A un certo punto, se riesci a fare tutti gli obiettivi come si deve, quindi a finire la campagna, tu che sei il capitano dei difensori di Bisanzio prendi una nave e te ne vai. Però è già un gioco così, in cui è andato bene così. C'è un gioco in cui questo non esiste, giusto? Sì, c'è un gioco in cui questo non esiste, quindi passo la parola ad Antonio. È esattamente il contrario, è un gioco che invece presento io. È questo? Sì. Che è un gioco Universalis, ma comunque il concetto si applica a qualunque gioco della Paradox, che è una casa di produzione di videogiochi svedese con sede a Stoccolma, specializzati in giochi di strategia ad ampio raggio, in tempo reale e a carattere storico, anche se c'è stato uno spin-off fantascientifico. E quindi ad esempio hanno prodotto un Crusader Kings sulla storia medievale, un Europa Universalis sulla storia moderna, un Victoria sull'età vittoriana, un Hearts of Iron sulla seconda guerra mondiale, tutti caratterizzati. Scusate dal... Scusate se interrompo, però c'è anche, per esempio, non so, però a me vengono in mente i Call of Duty. Non c'entrano niente, non c'entrano niente. Non c'entrano proprio nulla, non a mostrare l'immagine, poi lo spieghiamo dopo. Grande strategia, insomma. Stiamo parlando di strategia, non c'entra niente. Ma io mi sono appassionato alla storia, parlando di, cioè, con altre cose. Rimani nel tuo settore, allora, ne parleremo un'altra volta. Nel caso dei giochi della Paradox, invece, tutto quello su cui si punta è un realismo ai limiti del maniacale, quasi, nella preparazione della situazione iniziale, cioè il momento in cui il giocatore viene lasciato con il gioco. Quindi io posso scegliere di iniziare, nel caso di Europa Universalis, in qualunque momento, ad esempio, tra il 1444 e la fine del 1700, il gioco arriva fino al Congresso di Vienna. Facciamo un piccolo... anche qui un piccolo sondaggio: qualcuno di voi ci ha mai giocato? Ci ho provato. Sì, è molto difficile, ha una curva di apprendimento incredibile. Sì. ma quando lo masterizzi è spettacolare. Comunque, nel senso che fai una copia di data.
No, perché è molto difficile, perché ci sono moltissimi aspetti da tenere in considerazione. Nel gruppo universali, se il giocatore non è un regnante, ma è proprio il regno vero e proprio, quindi non importa chi abbia il potere in quel momento, e deve tenere in conto ogni possibile aspetto nella gestione di un regno in età moderna, quindi deve tener conto dei territori e dell'influenza dei vari ceti all'interno del suo regno, dei rapporti con i paesi vicini, dei rapporti con la Chiesa, con qualunque altro Stato, e così via. Quindi è un gioco che, diciamo che la prima campagna serve solo per imparare a giocare, perché andrà male. A partire dalla seconda si può iniziare davvero a giocare. E quello per cui colpisce questo gioco è l'incredibile realismo della situazione di partenza. Cioè, all'inizio c'è stata proprio una ricerca per cui, in base all'anno in cui si decide di partire, tutta l'Europa viene configurata in modo storicamente credibile, perché comunque anche qua non c'è la perfezione, la maggior parte delle notizie sono prese da, probabilmente da Wikipedia o da manuali base. Non c'è più tanto un approfondimento, però diciamo che si sentono alcune dinamiche. Dopodiché il giocatore, nel momento in cui viene lasciato al gioco e anche alla sua incredibile curva di apprendimento, è libero di fare quello che vuole con lo stato che ha in gestione, e quindi è tutto un videogioco basato sul concetto del what if, cioè cosa accadrebbe se. Quindi il giocatore è perfettamente libero di intraprendere politiche, azioni che poi vanno a distaccarsi anche completamente dalla storia ortodossa. Ad esempio, io prendo l'impero ottomano e vado a colonizzare il Sud America, cosa che ho appena finito di fare, tra l'altro. Con grande orgoglio, ne parla da due settimane, non ce la facciamo più. È stato un'impresa. Però diciamo che nel gioco ci sono dei pattern che tendono in ogni caso a ricostruire la storia europea. Quindi rimane sempre questo aspetto di credibilità, ma è affiancato poi al giocatore che è completamente libero. Quindi ad esempio, se io non prendo gli inglesi, quasi sempre accadrà che l'Inghilterra va a colonizzare Nord America, Nord America si ribella e nascono gli Stati Uniti. La riforma protestante nascerà nell'Europa, nel Nord Europa, e tenderà a diffondersi in quelle aree, e così via. Quindi ci sono i portoghesi, avranno sempre un impero coloniale sparpagliato un po' tra Oceano Indiano e America Centrale. Insomma, ci sono delle linee guida che gli stati automatizzati tendono a seguire, che ovviamente però sono soggetti a quello che nel frattempo sta combinando il giocatore o i giocatori, perché questo gioco può essere giocato anche online in contemporanea da più persone, e quindi... Però l'obiettivo non è la conquista del mondo, non è un risico, l'obiettivo è semplicemente con le risorse iniziali riuscire a gestire bene il paese. Posso conquistare 5 province e mi va comunque bene, perché magari faccio una politica economica fatta bene. Quello invece a cui hanno risposto i produttori del gioco, rispetto a un fenomeno come quello appunto dei Age of Empires, dove c'è una community che crea modifiche continue, anche in questo caso ci sono un'infinità di mod, di campagne, di scenari fatti dagli utenti gratuiti, gli sviluppatori hanno risposto creando loro stessi altri contenuti, ispirandosi a quelli dei giocatori. Sacco di altri contenuti! Il gioco costa 40 euro, se io volessi comprare tutti i contenuti extra a pagamento, il gioco mi costerebbe 240 euro, perché hanno creato contenuti su qualunque cosa. E sono contenuti che non solo arricchiscono il gioco dal punto di vista storico, ma anche delle dinamiche. Quindi ad esempio, però uno sceglie cosa acquistare in base alla politica e allo stato che vuole usare. Quindi io mi compro l'espansione sull'Islam se voglio usare uno stato islamico, e quindi ho tutta una serie di rapporti con l'ulema e con i dottori in legge, e quindi col modo di applicare la religione e cose del genere. Se mi prendo uno stato, ad esempio uno stato barbaresco, allora mi compro l'espansione Mare Nostrum, con cui c'è la pirateria barbaresca e tutta una serie di aspetti che arricchiscono incredibilmente i contenuti storici, che poi però si applicano in modo... fino a un certo punto, esatto, ovviamente. Fino a un certo punto, ma mi danno appunto un'idea di immersione completa nella storia, anche se poi non è la storia. Infatti c'è questa continua alternanza, e alla fine quella che si crea è una storia alternativa. Infatti tra i vari contenuti ci sono anche degli ebook, che sono la descrizione, la narrazione di alcune campagne che hanno cambiato, quindi cosa sarebbe successo se, ci scrivo un libro sopra e fa parte del gioco. Oppure ci sono altri libri a proposito della difficoltà del gioco su come applicare i concetti di Sun Tzu alla gestione di Europa Universalis, tanto è difficile da gestire in alcune fasi. Beh, sì, poi a questo punto c'è anche un tentativo di spremere più soldi possibile. Ma questo è tipico di qualsiasi gioco. Sì, vabbè. Sì. Quello che affascina in questo gioco è proprio la base di partenza realistica, il fatto che anche cambiando la storia c'è sempre questa impressione di realismo. E comunque è stato già utilizzato nelle scuole Europa Universalis, in Svezia, che dove sta la casa di produzione, guarda caso, e dicono che ha avuto dei riscontri positivi. Posso fare una domanda? Ma voi avete parlato, per esempio, prima Matteo ha detto il fatto che praticamente se io sono i bizantini e sto a Bari,
praticamente quando arrivano i normanni me ne devo andare per forza. Hai già un paio. Ma solitamente un gioco che tratta di storia non dovrebbe praticamente modificarla in un certo senso la storia. Infatti, dipende dal gioco. Se è un gioco che ha una linea predefinita come Age of Empires, no. Se è un gioco aperto come quello di cui sta parlando Antonio, invece c'è la possibilità di modificarla entro certi limiti comunque. E allora a questo punto debbo introdurmi io, perdonate, perché questa è la mia chiamata. Arriva come mezzo. E mi parto da loro. Cioè, lui ha giocato sicuramente, che vedete, ha fatto il sorrisone tipico di chi ormai non pensa. Perché non è molto famoso come gioco. 2, 3, 4 non è famoso come Age of Empires. Sembra di essere una comunità di recupero. Il problema di questo Empire della saga dei Total War, che include anche titoli sull'antichità e il medioevo, perché avevano coperto ormai qualsiasi cosa. Esatto, manca solo l'età contemporanea. Il problema di questo gioco qual era? È che si incentrava solo sulle grandi nazioni che hanno dominato il mondo tra 7 e 800: Spagna, Francia, Inghilterra. Mancavano tutta una serie di stati e staterelli dell'Europa ottocentesca che però costituivano il grosso del mercato europeo, tra cui ci siamo anche noi, l'Italia. E allora un ragazzo italiano ha creato quella che viene chiamata Minor Faction Revenge, la rivincita delle fazioni minori, ovvero ha fatto un lavoro certosino con cui non solo si può giocare con gli stati italiani del 7 e dell'800, ma questi stati hanno degli obiettivi che erano storicamente i loro obiettivi tra 7 e 800. La storia può cambiare, come dicevano prima loro, in questo caso dipende dal giocatore, ma gli obiettivi che ti vengono posti seguono delle linee che anche nella narrazione del what if o dell'universo alternativo ha perfettamente senso. Prendiamo i due casi degli stati italiani che noi conosciamo meglio, il Regno di Sardegna e il Regno delle Due Sicilie. Vi dico soltanto questo: entrambi gli stati hanno come obiettivo primario la conquista dell'Italia. E questo vuol dire che si rimarca un conflitto tra le due casate regnanti che esisteva effettivamente dal 1734, quando c'era effettivamente una lotta per l'egemonia territoriale. Ma la cosa più bella è che in questo gioco le unità militari sono esattamente replicate da quelle che esistevano al periodo. Vi faccio un esempio: il Regno delle Due Sicilie può sviluppare 2-3 unità in particolare. Due sono unità di terra, che sono i reggimenti svizzeri, che storicamente erano le truppe migliori dell'esercito borbonico, e i neoborbonici questo lo sanno fin troppo bene, non fanno altro che parlare di questi benedetti svizzeri, e i briganti, che sono una particolarità del Regno delle Due Sicilie. Non confondere con quelli del 1862-63. No, proprio con quelli stiamo, proprio di quelli parliamo. Esattamente di quei briganti, sono proprio loro di cui parliamo. Benissimo. E infine c'è una particolare unità della flotta navale che possono creare, che è il Monarca. Non so se qualcuno di voi è esperto di storia navale delle Due Sicilie, ma il Monarca è stato un vascello realmente esistito nella flotta militare borbonica, che tra l'altro fu anche preso d'assalto dai garibaldini nel 1860. E a proposito dei garibaldini, dovete sapere che non solo qui potete sviluppare esercito, diplomazia, come nella maggior parte dei giochi, ma potete sviluppare una linea economica personale. Per esempio, potete sviluppare la fisiocrazia, potete sviluppare la seconda o la prima rivoluzione industriale, addirittura potete scegliere, in base alle scelte economiche e di filosofia politica che fate, quale tipo di governo potete avere. Io posso scegliere di essere una repubblica, o una monarchia assoluta, o una monarchia parlamentare, esattamente come in Italia del tempo, in cui, a seconda di come andavano le rivoluzioni, si sceglieva un governo piuttosto che un altro. E in base a queste scelte cambia la modalità di gioco che potete fare. Vi faccio un esempio: io, che come avrete capito sono un patito di questo gioco, ho giocato io ho giocato con il Regno delle Due Sicilie e l'ho fatto diventare una repubblica parlamentare, e qui già vedo i neoborbonici che muoiono dentro, e non solo, magari vogliono per davvero, ma dai, no. L'ho fatto diventare una repubblica. Vorrei farti notare che c'è una telecamera, poi te li prendi tu gli insulti. Io ho già definito i bestiacci in un altro video, quindi... Basta! L'ho fatto diventare una repubblica e ho potuto arruolare i garibaldini. Che bello.
Bello, eh? Esatto, questo è esattamente... Un po' come la, come la preistoria che producemmo quando avevamo più o meno 22 Questa è un'altra storia. Questa è una storia che merita un altro... Un giorno racconteremo. Però questo perché ve lo sto dicendo? Perché vi sto dimostrando che anche se non c'è la totale libertà che si può trovare in un Europa Universalis, c'è però quella possibilità di scegliere vari universi, tutti perfettamente logici, partendo da delle basi che sono storiche, storiografiche. E soprattutto, chi ha sviluppato questa mod per la Empire Total War ha fatto un lavoro di ricerca suo, certosino. Ha riportato non solo delle truppe che potevano sviluppare i nostri precisi stati, per esempio le due Sicilie possono sviluppare i tiragliatori scelti, che sono un'unità della fanteria di marina, la Repubblica di Venezia può sviluppare l'Accademia di Marina, e ovviamente poi ci sono tutta una serie di scelte che si possono fare. Cioè, sì, vabbè, è inutile che le stiamo a dire. Ma perché vi abbiamo fatto tutto questo pippone allucinante sui videogames? Perché dopo aver conquistato, noi ci crediamo, facciamo finta di crederci, YouTube, ci stiamo lanciando su un altro canale divulgativo. Sì. E qua faccio intervenire Matteo perché sì, lui è l'esperto. Cioè, sono quello che ha perso più tempo vicino a un computer. C'ero anche io. Facciamo finta che sono, una persona esperta. No, la questione è che ci siamo resi conto che pian piano, come tutte le cose su internet, anche YouTube sta pian piano perdendo il primato che ha avuto fino ad ora sul pubblico, sul target che ci siamo dati, che è quello dei giovani in età adolescenziale o poco più, che poi è quelli che devono essere formati necessariamente sulla storia, perché altrimenti poi ci ritroviamo la gente che ci viene a chiedere se è vero o non è vero che i Templari sono quelli che hanno fatto l'unità d'Italia, ed è una cosa che mi hanno chiesto davvero, io non sapevo da dove cominciare, vi giuro. Sì, perché il ragionamento qual è stato? Perché mi hanno sempre detto che l'unità d'Italia l'hanno fatta i massoni, siccome i massoni vengono dai Templari e quindi sono i Templari che hanno fatto l'unità d'Italia. Scusa, ma i Templari non io ho dovuto dire: guarda, storicamente ti meriti zero, però come filosofo sei un grande, perché cioè, è un sillogismo che uno non può interrompere. E fallace, ma insomma è... Come ragionamento è inattaccabile. D'altronde la storia è fatta delle interpretazioni, quindi... Beh, adesso fino a un certo punto! Fino a un certo punto! No, comunque, la questione è che ci siamo resi conto che pian piano la gente si sta spostando su questo passare il tempo a vedere gli altri giocare, che è una cosa che io non riesco onestamente a capire, però c'è gente che passa ore a vedere altri che giocano ai videogiochi per imparare, sì, alcuni lo fanno per superare passaggi che non riescono a fare da soli, altri perché in realtà molta gente ha sviluppato un modello di intrattenimento legato, cioè c'è gente che sceglie giochi appositamente brutti e noiosi perché così può non concentrarsi sul gioco e parlare con la gente. Questo tipo di format viene prevalentemente in live, viene su piattaforme streaming varie ed eventuali. La più famosa, la più utilizzata al momento è un sito che si chiama Twitch. Sì, grazie. Sei un pochino distratto l'altro però giorno. Però memorizzare, lui memorizza a macchie, è bellissima questa cosa. Perché tu gli fai un discorso, lui memorizza a macchie. Ci sono delle cose che sa a memoria per sempre, e tutto il resto del discorso non se lo ricorda. Però è molto utile. Infatti, a me piaceva a me, cioè io e lui facevamo lo storico perfetto, io e Michele. Perché lui memorizza le cose. Io memorizziamo le fai il ragionamento. No, e in realtà abbiamo cominciato a fare queste prove di trasmissione per cui, giocando a giochi storici, prevalentemente a sviluppo lento, abbiamo cominciato a parlare di quello che va e quello che non va nei giochi. Non che va e che non va, nel senso, questo non era così, questo era così, ma in realtà ci mettiamo... Vabbè, sì. Ci siamo messi a fare dei ragionamenti e abbiamo notato che, bene o male, ci dovrebbe essere una possibilità di sviluppo anche in questo campo. Perché ci siamo resi conto che, purtroppo, quando uno ha a che fare con un mezzo multimediale come è internet, una cosa che bisogna fare non è solo imparare insomma come esprimere, come parlare con la gente, ma è necessariamente anche studiare quelle che sono le mode, le tendenze del media stesso. Purtroppo internet tende a
a spostare l'attenzione in vari posti, e necessariamente anche noi dobbiamo seguire queste tendenze, altrimenti finisce che facciamo un lavoro solo per noi stessi. E questa è la cosa che ci piace di meno, perché sempre avremo degli accademici. No, perché non che gli accademici abbiano qualcosa di brutto adesso. Non per gli accademici, ma perché, cioè, per esempio, no, perché quando ci siamo andati in convegno, ci è sempre sembrata la sensazione che... Piero, non è per quello. Non è per... No, lo stiamo facendo perché parlare per noi stessi ce lo possiamo fare nei pub come abbiamo fatto fino a 26 anni, per 26 anni. Adesso abbiamo capito che parlare per parlare con gli altri bisogna seguire purtroppo quello che anche gli altri vogliono fare, che ci porta a sperimentare diversi format su diversi settori. Speriamo insomma che questo approccio possa essere il più attivo possibile, il più compartecipato possibile. E io concluderei chiedendovi se avete qualche domanda. Sì, banalmente. No? Sì. Era tutto perfettamente chiaro. Ne siamo stati bravi, grazie. E possiamo andare. Grazie a tutti. Thank you.